Perché hai deciso di partecipare al viaggio e aderire al progetto? Perché credo che sia un'esperienza importante per chiunque visitare i luoghi della memoria dove migliaia di persone sono morte per un principio razziale e senza un valido motivo. Avevi già sentito parlare dei campi di concentramento? Sì, di quali? Sì, avevo già sentito parlare dei campi di concentramento, nel dettaglio di Mauthausen e di Gusen che ho visitato col progetto Memoria l'anno scorso, e quest'anno con la visita di Buchenwald e di Dora abbiamo aggiunto esperienza all'esperienza, come si dice. Dopo aver visto ben due campi, quali sono le riflessioni che ti vengono in mente? Beh, devo dire, nei due campi che abbiamo visitato, le riflessioni che mi sono venute in mente sono quelle che in questi luoghi è passata veramente l'ingiustizia del mondo e l'ingiustizia del pensiero umano. Anche se in questi due viaggi, in questi due campi che abbiamo visitato quest'anno, l'effetto visivo era molto minore, poiché tutte le baracche, cioè quasi tutte le strutture dei campi erano state rase al suolo e rimanevano solamente i forni crematori e delle piccole ricostruzioni a memoria. Quale importanza dai alla presenza di un testimone nel viaggio del progetto? Beh, credo che l'importanza della presenza di un testimone sia grandissima, poiché questi posti si possono comprendere e vivere di più soprattutto attraverso le esperienze di questi testimoni che sono passati personalmente attraverso i campi. Cosa ti può dare di più un testimone rispetto ad una guida? Beh, sicuramente un testimone ha vissuto sulla sua pelle le esperienze del campo, i terrori e i dolori del campo, mentre una guida preparata accademicamente sicuramente saprà darti più nozioni, più cose attinenti al campo in sé, alla sua struttura, alla sua storia, ma sicuramente l'esperienza di vita di un testimone che lì ha rischiato di morire e ha vissuto insieme a persone che sono morte, certo è ben diversa e ben più intensa di quella di una qualsiasi guida. Perché hai deciso di partecipare al progetto e di aderire al viaggio? Perché semplicemente è un'esperienza innovativa che ti permette di capire come la gente all'epoca viveva all'interno di questi campi e come reagiva al genocidio che gli avevano procurato i nazisti. Avevi già sentito parlare dei campi di concentramento? Se sì, di quali? Sì, ne ho già sentito parlare, ad esempio Auschwitz, che possiamo dire che è quello più parlato fra tutti, e poi anche, visto che in terza media io avevo partecipato ad una gita di cui avevo effettuato una visita al campo di Dachau in Austria. Quali riflessioni ti vengono dopo aver visto i due campi? Beh, innanzitutto, più che riflessioni, ti viene in mente cosa passavano gli ebrei dentro questi campi, come vivevano, che tutti i giorni al freddo, l'appello, al mattino, alla sera. Insomma, sono delle riflessioni che non possono essere dimenticate. Quale importanza dai alla presenza di un testimone nel viaggio? Beh, innanzitutto un testimone nel viaggio permette di capire meglio come si sentivano le persone. Ad esempio, nel nostro viaggio Pio Bigo ci ha permesso di capire decisamente meglio come si sentiva, come passava la giornata, che cosa mangiava, le sue abitudini. Cosa ti porti a casa da questa esperienza? Da questa esperienza mi porto a casa un ricordo bellissimo di quei giorni, ma soprattutto un dolore che, ripensando a il dolore che hanno provato gli ebrei durante gli anni di guerra e durante gli anni in cui sono rimasti in questi campi. A chi consiglieresti questa simile esperienza? Ma io la consiglierei a tutti, perché comunque ricordare quello che è stato fatto
cioè bisogna ricordare quello che è stato fatto, non bisogna dimenticare, perché così non possa più avvenire una tale disgrazia. Può presentare brevemente il progetto Memoria? Dunque, il progetto Memoria è un percorso che da molti anni, una decina, il Comune di Moncaglieri, in collaborazione con le scuole Pininfarina, Maiorana e Marro, propone ai ragazzi per ricordare quello che fu un episodio particolarmente nefasto, significativo e particolare della Seconda Guerra Mondiale, che è appunto il tentativo che fece Hitler di sterminare gli ebrei, quindi quello che viene chiamato la Shoah. È un progetto che vuole ricordare questi momenti particolarmente importanti della scuola, della nostra storia, affinché non vengano dimenticati. Qual è stato il valore e il significato del viaggio a Dora e a Buchenwald? Dunque, il viaggio che abbiamo compiuto al termine di questo percorso scolastico ha praticamente permesso ai ragazzi di verificare sul campo, verificare direttamente qual è stato lo studio, diciamo, del teorico di questi campi effettuato durante l'anno. Le lezioni hanno tentato di dare un'idea ai ragazzi della realtà dei campi, del momento della deportazione, della vita all'interno dei campi, ma la possibilità di verificarli personalmente, visitando i luoghi, ha permesso, a mio giudizio, a questi studenti di prendere coscienza della realtà terribile che vissero questi individui. Penso sia importante per loro, in quanto resterà un'esperienza, a mio giudizio, importante, e soprattutto verrà ricordata quale momento significativo della loro crescita culturale. Perché è importante la presenza del testimone durante i viaggi? La presenza del testimone direi che è una particolarità che arricchisce il viaggio, in quanto una persona che ha vissuto personalmente sulla propria pelle il viaggio, i giorni, la sofferenza, può diventare un motivo di ulteriore riflessione per i ragazzi. La possibilità di avere per questo viaggio in particolare la Pio Bigo ha permesso di rievocare assieme a lui quelli che sono stati i momenti particolarmente più brutti, più significativi di questa sua esperienza, e la capacità che ha avuto di trasmettere le sue emozioni anche attraverso un affanno, una ricerca di luoghi cambiati che non venivano più ritrovati, ha permesso ai ragazzi di constatare con mano quale emozione e quale realtà potessero vivere questi signori. Ritengo siano importanti, in quanto ormai i testimoni sono pochi e quindi la possibilità di averne avuto uno con noi quest'anno è stata molto significativa. Perché assume un significato così importante all'esperienza con altre scuole? La possibilità di vivere questi momenti con altre scuole è molto importante, in quanto insegna al singolo ragazzo, diciamo, il desiderio, la voglia di lavorare con altri studenti, insegna a noi insegnanti che è importante collaborare assieme ad altre scuole per poter portare avanti questi progetti che sono impegnativi e che richiedono la partecipazione di moltissimi ragazzi, soprattutto per evitare che questi percorsi storici vengano dimenticati. Le istituzioni hanno un ruolo importante? La presenza del Comune è molto importante. In questi anni il Comune ha sempre affiancato le tre scuole, il Pininfarina, il Marro e il Maiorana, permettendo loro di realizzare dei viaggi, contribuendo quindi economicamente anche alla loro, diciamo così, realizzazione. Diventa importante perché il Comune sollecita la scuola per poter mantenere vivo questo ricordo e poter proporre ai ragazzi dei percorsi alternativi alla didattica tradizionale. Perché ho deciso di partecipare al progetto e di tenere il viaggio? Beh, io ho deciso di aderire, di partecipare al progetto perché comunque ciò che abbiamo studiato in questi pomeriggi è comunque una parte molto importante della storia che secondo me merita di essere approfondita. E poi aderire al viaggio, anche questo è molto importante perché comunque vedere di persona ciò che si è stato spiegato sicuramente è un'altra cosa. Avevi già sentito parlare dei campi di concentramento? Di quali? Beh, non aver sentito parlare dei campi di concentramento è un po' difficile, comunque in tutti gli anni, a partire dalle elementari fino alle superiori, comunque in storia se ne parla. E beh, quali più importanti, cioè secondo me sono comunque Mauthausen, Buchenwald, Gusen, e sono sparsi in Germania, Austria e Polonia.
e se ne parlano i professori. Quali riflessioni ti vengono in mente dopo aver visto i due campi? Beh, di sicuro mi viene in mente, cioè mi chiedo come fa la mente umana a concepire queste cose, cioè comunque che cosa abbiamo visto nei campi, cioè il forno crematorio, lo stanzino in cui il boia sparava in testa ai deportati, comunque sono cose terribili, spesso ci si chiede come fa l'uomo ad arrivare a ciò. E tutto questo a Buchenwald. Ad ora invece abbiamo visto come i deportati venivano utilizzati per scopi di lavoro, e la vita in queste gallerie di sicuro si può capire di quanto è stata terribile. Quale importanza dà la presenza di un testimone al viaggio? Beh, la presenza di un testimone al viaggio penso che ognuno di noi pensa che sia importantissima, cioè avere comunque qualcuno che sia disposto a tornare lì dentro dopo tutti questi anni solo per raccontarci di persona che cosa ha vissuto è un grande gesto e penso che sia stato apprezzato da tutti noi. E ciò che possono dirti le guide comunque sicuramente è vero, però sentire la voce dei deportati comunque fa un altro effetto, è stato un arricchimento di questa esperienza. Cosa ti porta a casa da questa esperienza? Beh, di questa esperienza mi rimarranno sicuramente impresse le cose che ho visto, cioè comunque queste immagini penso che non me le scorderò mai. A chi consiglieresti questo viaggio? Questo viaggio lo consiglierei a tutte le persone che si sono interessate dell'argomento ma non hanno ancora avuto l'occasione di vedere questi posti e a chi pensa che nonostante ciò che c'è stato, quello che è successo lì dentro sia in parte giusto. Perché hai deciso di partecipare al progetto di Terra Viaggio? Ho deciso di partecipare al progetto Memoria per ampliare le mie conoscenze sui campi di concentramento, per visitarne uno di persona e per rendermi davvero conto di cos'era successo. Avevi già sentito parlare dei campi di concentramento? Di quali? Sì, avevo sentito parlare del campo di Auschwitz, di Mauthausen, del campo di Buchenwald e principalmente ne avevo sentito parlare a scuola o su servizi o film fatti alla televisione. Quali riflessioni ti vengono in mente dopo aver visto i due campi? Allora, dopo aver visto i due campi sono convinto che ha lasciato in tutti noi delle grandi sensazioni. Trovare le parole non è facile, però vederli dal vivo ti lascia un senso di amarezza, di rabbia verso persone che sono riuscite a pensare e a mettere in atto una cosa del genere. Quale importanza della presenza di un testimone al viaggio? Sono convinto che la presenza del testimone nel viaggio sia una cosa fondamentale. Le spiegazioni, la vivacità con cui il testimone racconta i luoghi dove è stato prigioniero sono veramente importanti e lasciano in tutti i ragazzi che vi hanno partecipato dei bei ricordi. Vedere soprattutto poi Pio Bigo come trovava i luoghi dove aveva sofferto, vedere come indicava, come si ricordava man mano i luoghi dove era stato detenuto, ha colpito tutti noi. Ed sono convinto che più andremo avanti, più ci saranno meno testimoni disposti ad accompagnare i ragazzi, anche perché non saranno sempre meno. E questa è una grande perdita, anche perché quello che ti dice una guida non sarà mai come quello che uno sente dalla viva voce di un testimone. Cosa ti può dare di più? La presenza del testimone dà di più un vivo racconto su quello che gli è accaduto, dà di più come gesticola, come guarda, come osserva i luoghi dove è stato e dove ha subito molte sofferenze. Rispetto a una guida è molto più importante la presenza del testimone, è quasi, anzi, senza, è fondamentale per la riuscita del viaggio. Cosa ti porta a casa da questa esperienza? Allora, sicuramente il mio bagaglio culturale sarà arricchito, le informazioni che abbiamo ricevuto sono state molteplici,
importanti. Poi vedere il Pio Bigo, quello che ci ha raccontato, è stato molto importante. E anche visitare i musei che raccoglievano vestiti, scarpe, gli oggetti personali dei deportati è stato toccante e di sicuro è rimasto negli occhi di tutti i partecipanti, così come la vista dei forni o delle lapidi o delle targhe messe a ricordo dai vari stati in memoria dei propri deportati. A chi consiglieresti questa esperienza? Allora, questa esperienza la consiglierei a tutti gli studenti degli istituti superiori, a molte persone che non conoscono, fanno finta che questa storia non sia mai esistita, anzi che continuano a inneggiare, a rimettere questi campi di concentramento. La renderei quasi obbligatoria questa visita a tutte le persone, perché comunque rende delle emozioni in ognuno di noi molto importanti.